Ciao, sono la Delk, bentornati sul canale e benvenuti in un nuovo appuntamento dedicato ai prodotti preferiti del mese. Come sempre, questi video sono in collaborazione con Marina del canale La Bruni Channel, quindi colgo l'occasione per salutarla. Un bacio Mari e vi do il benvenuto quindi nel video dei prodotti preferiti del mese di novembre. Allora, non ho preparato tantissimi prodotti di skincare a differenza dell'altra volta, quindi ecco, si tratterà di un video preferiti principalmente dedicato a prodotti di make up, quindi lascio la skincare per ultima e voglio iniziare subito con le novità, quindi alcuni nuovi acquisti che ho fatto. I primi due prodotti che vi mostro sono due prodotti che ho acquistato sul sito MyBeautique. Mi era stato inviato dal sito un buono per un acquisto, quindi un buono mi pare del valore di 30 euro, e quindi ovviamente ne ho approfittato subito e ho comprato alcune cose che desideravo provare da qualche tempo, altre non erano disponibili al momento, quindi le acquisterò più avanti. Ho fatto appunto alcuni acquisti e vi mostro due prodotti che ho preso appunto sul sito MyBeautique, e sono due prodotti di NYX. Il primo è un NYX Lingerie, quindi le tinte labbra opache di NYX, che sono appunto diventate molto molto famose, e questo è uno dei colori più gettonati in assoluto, è l'unico diciamo tendente al violaceo freddo, insomma non ce n'è nessun altro col sottotono violaceo come questo, quindi diciamo proprio per questa caratteristica è diventata una delle tonalità dei lingerie più gettonata in assoluto, e sto parlando naturalmente di Embellishment. Allora, per me questo è il terzo NYX Lingerie. Come tutte le tinte labbra opache, non sono, diciamo, enormemente confortevoli. Siccome io impazzivo per le colorazioni che ho, ho trovato comunque sia il modo di portarli, e quindi appunto utilizzando determinati escamotage sono giunta alla conclusione che appunto da un prodotto poco confortevole è diventato appunto un prodotto preferito, un prodotto che indosso molto volentieri. Appunto quello che volevo fare era anche raccontarvi i trucchetti che utilizzo io, perché specialmente appunto in inverno, se si va ad applicare una tinta labbra opaca su delle labbra disidratate, screpolate e appunto già stressate, ovviamente è logico che il prodotto non sarà confortevole, perché appunto la base non è, diciamo, pronta a ricevere un prodotto del genere, preferirebbe un rossetto più idratante, qualcosa di più emoliente. Allora io che cosa faccio? Quando inizio a truccarmi mi do un quintale di balsamo labbra, scelgo prodotti molto 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 idratanti, molto molto emolienti, e quindi vado a preparare le labbra e mi tengo su questo prodotto durante tutto il trucco, che magari a volte può durare anche, non lo so, una mezz'oretta, quindi comunque il prodotto ha il suo tempo di agire. Vi consiglio di utilizzare appunto un prodotto molto idratante. Io ultimamente sto utilizzando questo burro cacao di EOS, che è appunto estremamente idratante e nutriente. Questo è quello al mirtillo, se non mi ricordo male, che io lo adoro, e lo tengo appunto sulla toeletta dove mi trucco, e appunto sempre a portata di mano, proprio perché non me lo devo assolutamente dimenticare. E che cosa faccio? Ne applico appunto tantissimo. Nel momento in cui vado ad applicare il NYX Lingerie, vado ad eliminare prima il balsamo labbra con una velina, quindi pulisco bene le labbra e non ci lascio sotto uno strato grasso, però allo stesso tempo le labbra ormai, visto che ho tenuto su il burro cacao per un bel po', sono ben idratate e ben rimpolpate. Quindi appunto nel momento in cui vado ad applicare la tinta labbra ci sarà un terreno preparato per riceverla, e quindi sarà sicuramente più confortevole. Quindi se lo vogliamo tenere indosso 8-9 ore, è logico che ad un certo punto diventa un po' insopportabile la situazione, perché perlomeno a me mi cominciano a tirare molto
le labbra, ma me lo fanno anche con altre tinte labbra, quindi non solo con questa. Però se si parla di indossarlo per 5-6 ore, con il trucchetto del burro cacao che vi ho spiegato, è molto più facile appunto tenerlo indosso. Quindi decisamente embellishment è rientrato tra i miei prodotti preferiti, anche perché sfido chiunque a non amare questo colore, perché è veramente fantastico, cioè è bellissimo. E poi io mi sono autoconvinta che mi tira fuori un colore di occhi diverso, e perché non lo so, me li vedo tipo più verdi e boh, mi piace un sacco. E ciao, mi piace un sacco. Come vi dicevo, i prodotti di NYX erano due. Il secondo prodotto è questo, che è il concealer HD. Allora, io avevo bisogno di un prodotto da sostituire al concealer di Urban Decay, quello della linea Naked, che mi avete visto usare in mille miliardi di video, perché è un prodotto che mi piace tantissimo. E appunto il concealer di Urban stava per finire e ero alla ricerca di un prodotto nuovo per sostituirlo. Ho preso la tonalità 03 Light, però è completamente diverso dalla tonalità di quello di Urban che avevo, quindi praticamente mi va a fare un utilizzo un po' diverso. Perché? Perché l'altro era molto chiaro, molto luminoso, quindi lo utilizzavo appunto molto per andare a illuminare la zona degli occhi. Questo in realtà ha un sottotono aranciato e quindi, come sapete, è particolarmente indicato per andare a fare le correzioni. Quindi mi piace veramente un sacco per correggere la zona del contorno occhi. Mi piace tantissimo anche la consistenza, la durata è molto lunga, quindi appunto nella zona degli occhi, che è una zona critica, questo è un fattore molto importante. E anche per quanto riguarda la consistenza, trovo che sia perfetto. Ecco, io non ho un contorno occhi particolarmente oleoso, quindi ho bisogno di consistenze morbide, perché se vado ad applicare prodotti troppo secchi mi vengono evidenziate tutte le pieghette e appunto dopo diventa un macello. E quindi preferisco optare per prodotti cremosi come questo. E naturalmente, per quanto riguarda l'applicazione, ha lo scovolino appunto sotto forma di gloss, come dico io. Sicuramente lo andrò ad acquistare anche nella tonalità più chiara, perché appunto mi serve anche un concealer con finalità illuminante, quindi lo andrò anche a prendere nella tonalità 02, o perlomeno sì, quella più chiara, insomma, di questa, che è lo 03. Non potevo non inserire in questo video di prodotti preferiti il mio fondotinta preferito di questo periodo. Praticamente è stato un colpo di fulmine, me ne sono innamorata al primo utilizzo, ed è il nuovo fondotinta di Urban Decay. Questo è l'All Nighter, quindi l'ultimo fondotinta nato in casa Urban, ed è un prodotto secondo me fantastico. Vabbè, io lo amo perché sembra perfetto per la mia tipologia di pelle, ovvero è un fondotinta oil free, quindi è perfetto per chi ha la pelle mista, tendente a pelle grassa, e è un fondotinta che veramente garantisce una durata estrema. È fantastico perché quando si indossa ha tipo un effetto cipriato, quindi diciamo che per chi non ha la pelle troppo grassa potrebbe anche addirittura non utilizzare la cipria, perché già da solo questo fondotinta va ad asciugare perfettamente il viso e lo perfeziona in una maniera estrema. È waterproof, è a lunga durata, come vi dicevo, e io, cioè, veramente lo adoro, perché è facile da utilizzare, ha una stesura molto molto facile. All'ultima pennellata sembra quasi che si trasformi in una polvere, si aggrappa perfettamente alla pelle, e appunto questo garantisce sicuramente una durata estrema. Niente, cioè, io veramente sono rimasta folgorata, cioè nel vero senso della parola. Lo sto utilizzando tanto e sono veramente contenta.
contentissima. Sono rimasta molto molto soddisfatta anche per quanto riguarda il livello della copertura di questo fondotinta. Come sapete, amo intervenire col correttore dopo aver applicato il fondo e devo dire che dopo aver utilizzato questo prodotto gli interventi da fare sono veramente veramente pochi, perché già da solo va a correggere tante discromie e quindi a nascondere appunto i principali difetti. Unica pecca, purtroppo questo prodotto è presente in poche tonalità, quindi eventualmente magari fate un test, provatelo prima di acquistarlo, perché lo specchio di colori non è poi così ampio. Io ho preso il 4.0, che è appunto un sottotono giallo. Sono 30 ml di prodotto e anche il packaging è sensazionale. Cioè, secondo me, per essere un fondotinta, veramente il packaging è spaziale, è bellissimo. Allora, i prodotti nuovi sono terminati, adesso vi faccio vedere un cosiddetto rispolvero, che è un combo che utilizzavo qualche tempo fa e lo avevo un attimino accantonato, invece diciamo l'ho rispolverato ultimamente e l'ho riscoperto in sostanza. E me ne sono di nuovo innamorata. Allora, il primo prodotto è il push-up liner di Benefit Cosmetics. Allora, questo è un eyeliner, un signor eyeliner. Questo è veramente... è stata un'innovazione, insomma, perché si tratta di un eyeliner in penna, quindi con la praticità di una penna, con la facilità di utilizzo di una penna, però con un contenuto di prodotto in gel. Quindi sostanzialmente l'innovazione era tutta contenuta in questa punta di silicone angolata dalla quale esce il prodotto e soprattutto naturalmente la formulazione del prodotto, che è super nera, super intensa, super resistente, morbida ma non troppo e quindi facilmente anche lavorabile. E niente, appunto, è stata un po' un'innovazione quando è uscito. Io naturalmente lo comprai subito, l'avevo già puntato quando era uscito in America e non era ancora arrivato in Italia, e mi era piaciuto un sacco. Dopo qualche tempo che non lo utilizzavo mi era tornato in mente e temevo che si fosse completamente seccato, perché appunto non facendone più un uso quotidiano temevo che fosse da buttare. Invece quando l'ho ripreso, con mio grande piacere ho scoperto che era perfettamente sano e salvo, e niente, quindi ho ripreso ad utilizzarlo, l'ho rimesso fuori, quindi lo sto utilizzando quotidianamente, è quello che vedete anche oggi. È veramente un prodotto top, quindi se non lo avete ancora provato, provate. È uscito successivamente anche in altre colorazioni, ma io adoro quello nero, perché veramente, a parte che è un nero fotonico, cioè è veramente super intenso, e poi cioè, te lo metti la mattina e ci potresti andare anche a letto, perché è... cioè la durata è stratosferica, quindi veramente non so cosa altro aggiungere. Ecco, vi parlavo di combo, quindi a questo prodotto io avevo abbinato un mascara che dal momento in cui l'ho conosciuto mi ha fatto veramente impazzire, che è il Better Than Sex di Too Faced. Allora, io questo mascara lo amo, l'ho acquistato anche nella sua versione waterproof e vi consiglio veramente di provarlo se ancora non l'avete fatto. Allora, si tratta di un mascara con uno scovolino molto molto grande, che ha una forma particolare definita a clessidra, ha la capacità di dare un volume, una definizione e un infoltimento alle ciglia che io non avevo mai visto in altri mascara. Cioè, praticamente è un mascara che in un colpo solo le incurva, le infoltisce e le definisce benissimo. Ora, il mio problema, come vi ho detto spesso, con i mascara è quello che se lo scovolino è troppo grande io faccio un casino, perché un po' perché con l'occhio infossato e le ciglia lunghe mi vanno a toccare sopra e quindi magari mi si sporca tutto, anche quelle sotto sono abbastanza lunghe, quindi con lo scovolino grande non riesco mai ad essere precisa. Quindi con questo mascara devo necessariamente abbinare l'aggeggino. L'aggeggino. Allora,
Per chi di voi si fosse perso il video in cui appunto avevo comprato questo aggeggino e l'ho appunto ribattezzato l'aggeggino, ve lo presento di nuovo. Questo è un accessorio che ho acquistato da Sephora che serve appunto per l'applicazione del mascara. Come si utilizza? Praticamente serve per essere appoggiato sulla palpebra superiore o sulla palpebra inferiore in modo tale da creare una sorta di base dove poi andare direttamente a strusciare lo scovolino del mascara. Quindi, per esempio, in questo modo permette di non andare a sporcare la palpebra, sia quella superiore o quella inferiore, ma permette anche di avere una base rigida, sottostante, tale per cui quando io vado a passare lo scovolino definisco bene le ciglia e vado a portare via anche il colore in eccesso. Quindi ecco, per utilizzare questo mascara io mi aiuto sempre con l'aggeggino. Veramente, se vi incuriosisce, se anche voi avete gli stessi problemi, prendetelo perché costa una scemata e vi risolve la vita. Cioè, chi lo prova dice, vabbè, come facevo prima senza? Davvero, è una cosa indispensabile. Perché, cioè, una cosa di quelle indispensabili che prima non pensavi nemmeno che esistesse. Non so se rendo l'idea. Comunque, andiamo avanti. È il momento adesso di un altro prodotto che ho rispolverato. L'altro giorno ero da Sephora e mi sono praticamente sparaflesciata sul nuovo illuminante di Makeup Forever. Cioè, veramente l'ho guardato per 20 minuti con gli occhi a cuoricino e poi l'ho messo da parte. Ho detto, va bene, ti metto nella wishlist, sia mai che qualcuno magari me lo regali, oppure che magari me lo compro fa un po' di tempo. L'ho messo comunque, appunto, l'ho archiviato lì nella wishlist, però appunto ci ho lasciato gli occhi perché è una meraviglia, cioè è bellissimo, ha un colore, non lo so, che veramente mi ha incantato. E quindi un pochino appunto con questo pensiero sono tornata a casa e ho cominciato a rumare nel reparto degli illuminanti per vedere un po', di ricordarmi che cosa avevo. Allora, che cosa ho pescato? Ho pescato un prodotto che praticamente ho utilizzato per tutto il mese, perché poi magari mi capita di metterli fuori, li tengo lì sul tavolo del trucco e poi alla fine magari li utilizzo appunto per un po' di tempo, e questo mese veramente ha stravinto questa palettina, che è la palettina di illuminanti di Sleek Makeup. Non so se riuscite a vederla, comunque c'ha questo packaging supersonico, fighissimo, tutto dorato. È un brand che viene rivenduto da Sephora, fa anche delle palettine occhi molto molto carine. Comunque questa è una palettina di illuminanti e sono tre prodotti in polvere e un prodotto in crema. Sono illuminanti stratosferici, cioè veramente sono strabelli e mi piacciono un sacco, quindi ecco, c'è stato questo ritorno di fiamma e li ho utilizzati tantissimo in questo mese. Vi consiglio di dare un'occhiata a questo brand anche magari per dei regalini di Natale, perché i prezzi sono molto accessibili, quindi o se volete autofarvi un regalo oppure appunto per fare dei pensierini di Natale, secondo me queste idee sono veramente carinissime. Infatti questa mi era proprio stata regalata da una mia amica e la stra adoro tantissimo. Il fatto anche di avere degli illuminanti di colori diversi ti permette appunto di giocarci anche e liberare un po' la fantasia, quindi ecco, questo è veramente veramente un amore. Come promesso, vado a concludere questo video con i prodotti di skincare. Il primo prodotto è questa maschera di Tony Moly, che è la Egg Pore. Allora, come potete vedere è fantastica, come d'altronde tutti i prodotti Tony Moly, ma questa veramente, cioè non lo so, è è simpaticissima, insomma è fatta a forma di uovo. Adesso ve la faccio vedere meglio. Eccola qua, si tratta proprio di una confezione a forma di uovo e al suo interno ha addirittura anche il tuorlo giallo sotto il quale c'è appunto il prodotto. Ho acquistato questa maschera sotto prezioso consiglio delle Seforine di Lucca e appunto ho voluto provarla perché mi avevano appunto raccontato che i risultati erano fantastici. Allora, innanzitutto non è una maschera rilassante, ma è una maschera da lavorare bene. Infatti è una maschera con un effetto riscaldante, di quelle che appunto con il massaggio
passaggio vanno a generare calore e il calore insieme alle piccole particelle esfolianti che sono contenute al suo interno permettono di agire contro i punti neri. Non è necessario applicare una quantità esagerata di prodotto, ne basta poco, anche perché va poi lavorato bene, quindi quello è l'importante. Io la massaggio per 5 minuti, se ce la faccio, se resisto, se non mi vengono i crampi alle mani, anche di più, tipo delle volte, cioè, mi massaggio talmente tanto il naso che a un certo punto non me lo sento più, però vado lì bene di massaggio e si sente proprio che lavora, che agisce, perché appunto, come vi dicevo, riscalda. Mi piace un sacco il risultato che si ottiene, già dalla prima applicazione si vede la differenza. Io veramente sono rimasta molto soddisfatta dei risultati, la pelle dopo l'utilizzo di questo prodotto esce veramente morbidissima e si vede appunto che c'è stato questa azione di pulizia profonda. Per avere però dei risultati ottimali mi è stato consigliato di procedere dopo l'utilizzo di questa maschera con l'applicazione di un cerottino per i punti neri, quindi altro prodotto che vi faccio vedere appunto in combo con questa maschera di Tony Moly sono i cerottini di Sephora. Allora, io, come a volte mi capita, mi ero fossilizzata sull'utilizzo dei cerottini per i punti neri della Nivea che trovavo appunto all'Esselunga. Poi sono arrivati i cerottini di Sephora e naturalmente quando uscirono io avevo voluto subito provarli e veramente ne sono rimasta molto soddisfatta. Sono cerottini al carbone, quindi sono neri e trovo che abbiano veramente un potere di pulizia superiore rispetto ad altri cerottini che ci sono in commercio. La confezione contiene un cerottino, quindi leggete bene perché appunto magari l'acquistate e pensate di trovarne diverse, invece sono monouso. Veramente io trovo che sia fantastico, cioè sono rimasta molto molto soddisfatta, quindi al momento sto comprando appunto solo questi tipi di cerottini. E in genere, appunto, prima di utilizzare questi faccio sempre un passaggio con la maschera di Tony Moly. Bene, quindi vi ho fatto vedere quelli che sono i miei prodotti preferiti del mese di novembre. Per quanto riguarda il fondotinta di Urban e il concealer di NYX, li ritroverete sicuramente in uno dei prossimi video, dove appunto quindi potrete vedere l'applicazione e l'effetto e il risultato. A questo punto quindi io vi saluto, vi ricordo ovviamente come ogni volta che nell'info box, ma anche qua in sovraimpressione da qualche parte, vi lascio tutti i link per andare a vedere il video dei preferiti di questo mese di Marina e il link del canale di Marina, quindi mi raccomando andatela a trovare e soprattutto andate a vedere quali sono i suoi prodotti preferiti per questo mese. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto lasciate un like e se avete qualche domanda sui prodotti che ho mostrato potete lasciarle nei commenti. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e soprattutto di andare a trovare Marina sul canale La Bruni Channel e a vedere il video gemellato con questo video prodotti preferiti. Io vi mando un bacio grandissimo e vi aspetto la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!